Non risponde nessuno, quindi vuoi che risponda io? No, no, ma abbiamo già detto che da un punto di vista generale noi adesso siamo impegnati in un governo con i 5 Stelle, con l'EU e Italia Viva, è un governo che è nato per fare delle cose, non vediamo la necessità di dover mescolare le carte con nuovi governi, vediamo la necessità invece di scrivere insieme le regole, ma non solo con Salvini, le regole della legge elettorale, non solo con Salvini ma anche con Forza Italia, e con Fratelli d'Italia, con tutte le opposizioni, perché questo è giusto quando si scelgono le regole comuni, scriverle tutte insieme. Ultimo passaggio obbligato, mi scrivi sulle banche, che ha creato molto dibattito, no? Di Maio dice una cosa, Renzi ne dice un'altra, Renzi sostanzialmente chiede le scuse di Di Maio. Io le chiedo, lei, c'è analogia tra il precedente Banca Etruria e Banche Popolari e questo tipo di intervento qui? In qualche modo Di Maio ha, come dire, non dico ragione, ma un motivo di perplessità, oppure c'è differenza? Ma quando abbiamo fatto la riforma delle popolari e quando abbiamo salvato le banche, lo si faceva sempre per salvare i risparmi degli italiani e non lo si faceva per aiutare dei dirigenti che magari avevano amministrato male. Quella narrazione era una narrazione sbagliata e quindi, e anche adesso mi pare che il problema siano i risparmi dei correntisti, che non hanno nessuna colpa se qualcheduno ha gestito male la banca, quindi è giusto che ci sia questo salvataggio per questi motivi. E alla Banca d'Italia diciamo qualcosa, però no? Ancora una volta si ritorna a discutere di controlli, no? Ce la deve questa, anche perché la Banca d'Italia non, anche perché il presidente della Consob è stato nominato dal precedente governo, sarebbe interessante capire se magari ha delle responsabilità su questo.